Rupa Chantara Summa Dhimani Chasa Nikamana Drupadana Shirpada Rupa Chasama Nain Savasiti Hum Rupa Chantara Summa Dhimani Chasa Nikamana Drupadana Shirpada Rupa Chasama Nain Savasiti Hum Rupa Chantara Summa Dhimani Chasa Nikamana Drupadana Shirpada Rupa Chasama Nain Savasiti Hum Rupa Chantara Summa Dhimani Chasa Nikamana Drupadana Shirpada Rupa Chasama Nain Savasiti Hum Guru Bajadara Sumadhi Muni Jasani Gama Badana Jibadra Badasa Mandai Sava Siti Hum Guru Bajadara Sumadhi Muni Jasani Gama Uda Badana Jibadra Badasa Mandai Sava Siti Hum Guru Bajadara Sumadhi Muni Jasani Gama Udra Badana Jibadra Badasa Mandai Sava Siti Hum Omoa Guru Bajradara Sumadhi Muni Jasani Gama Udra Badana Jibadra Badasa Mandai Sava Siti Hum Guru Bajradara Sumadhi Muni Jasani Gama Udra Badana Jibadra Badasa Mandai Sava Siti Hum Omoa Guru Bajradara Sumadhi Muni Jasani Gama Udra Badana Jibadra Badasa Mandai Sava Siti Hum Omoa Guru Bajradara Sumadhi Muni Jasani Gama Shri Padra Vasa Samana Esa Vasiti Hum Pajyaji Kudandake Lupajyaji Sundandake Nga Pajyaji Tudandake Tveyar Meje Do Chinji Lumajyaji Kudandake Lumajyaji Sundandake Nga Machyaji Tudandake Tveyar Meje Do Chinji Lo 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 Rashidile, tutti amici, benvenuto come sempre nella nostra pratica serale. È un grande momento per noi questo, no? Nostra condivisione. Deve ringraziare la coronavirus che non è riuscito a fare questa serata da 2 anni, no? Senza non avere la coronavirus, sicuramente noi non faremo questa pratica insieme, no? Volevo dire perché noi già faceva prima del Covid, faceva qui sera al centro, faceva la serata, però naturalmente solo con persone del Milano poteva venire, no? Le persone dalla sud Italia è impossibile, anche altre parti d'Italia non può venire. Però questa occasione, questo streaming, noi è riuscito ad avere questo, dedicare tempo tutti insieme, no? Noi 50 di persone, 50, 60, 80 persone così, noi ogni sera noi pratichiamo insieme, no? Per quello che deve ringraziare in qualche modo anche il coronavirus, no? Vedo che sempre, non mai deve guardare qualcosa di negativo, no? Quando noi guardassi in negativo, naturalmente riesci a vedere solo cosa negativo, non riesci a vedere niente di positivo, no? Però dicendo questo buio totale, totale, totale buio, non è proprio il buio totale. Lama Kangjan sempre dice, c'è una frase sua, dice che dove c'è buio c'è un luce, dice, no? Quindi dentro la cosa buio noi dobbiamo vedere sempre un luce, no? Quello sì è una cosa da saggezza che noi umanità che poteva fare, no? Se noi avesse questa consapevolezza a vedere questo lato positivo, allora sicuramente riesce a vedere, no? Se noi guardiamo la storia degli uomini, non so, tipo Hitler, che danni ha fatto, insomma, hanno fatto un disastro incredibile. In Mao ha fatto un grandissimo disastro, milioni di persone ucciso, però tutto cosa che ha fatto loro, tutte cose brutte, non ha fatto niente di bene, naturalmente no, anche sicuramente sacco di cose bene loro ho fatto, no? Adesso non voglio andare avanti con questa cosa, ma sicuro che anche quando nel buio possono esserci queste persone, ma qualcosa di bene ancora loro sicuramente farà anche, no? Naturalmente così. Quindi noi buddismo crediamo che la natura del diamante, no? Diamante quando ne è grande, quando ne è piccolo, sempre rimane diamante, no? Quindi noi abbiamo questa natura della uomini, natura della buddhità che noi abbiamo, questa natura dell'amore e compassione, noi crediamo questo, no? Quindi anche così via, noi ogni momento deve vedere un lato positivo, no? Questo momento non crappare totalmente nella negatività del problema del Covid, qualcuno è stato male, quando persone uccise nel mondo, quando complicazioni create nel mondo, eccetera. Sì, naturalmente tantissimi danni fatto, ma allo stesso tempo sicuramente sì, che sapessi raccogliere anche un grandissimo momento, no? Di dedicare tempo per la famiglia,
fare in pratica spirituale, non so, tantissime cose che posso avere un'altra prospettiva della vita, no? Quindi questo momento, il momento della Covid, noi deve contemplare bene, deve riflettere bene cosa era la nostra vita passata, cosa ha fatto bene, cosa non è fatto bene. Quindi cerchiamo di direzionare vita da questa volta qui, cioè si riesce a direzionare vita migliore, naturalmente possono essere grandi utili, no? Okay? Perché grandi cambiamenti ha avuto questo momento, quindi noi fare un cambiamento positivo sicuramente è possibile, no? Okay? Per quello sempre dico di vedere un angolo positivo di sempre, no? Okay? Perché noi vedere sempre il lato negativo, okay? Io sempre dico di... Cambiare di setta, sì, quello... C'era un disegno, ti dice. Disegni, sì. Quindi sì, quando noi vediamo il lato negativo, naturalmente il negativo sempre viene, come io sempre dico, noi non deve dedicare energia nella negatività, perché negatività arriva da solo, no? Quindi credere nella cosa negativa, eccetera, è inutile, perché negatività non neanche deve credere che arriva da solo così, no? Quindi ciò che positività poteva credere, non so, comunque cosa possono esserci nella spiritualità, varie cose posso credere nella positività. Ciò che è negativo naturalmente non deve credere perché arriva da solo così, no? Ok? Per quello sempre dico di cerca di vedere sempre il lato positivo della cosa così, no? Quando viene un conflitto, quando viene un problema in famiglia, quando viene in salute il problema. Se c'è una salute mentale, problema, eccetera, non demonizzare, non proprio guardare tutto ciò che è negativo, no? Quello momento si riesce a guardare non nel lato positivo, sicuro che riesci a trovare tantissima cosa positiva intorno, no? Allora a quel punto riesci a alleggerire dalla situazione, difficoltà, una situazione. Se io non riesco a vedere il lato positivo della cosa, allora davvero problema, no? Perché, non so, problema possono essere per dire... C'è il 30% di problema perché è davvero grave, diciamo così. No, non solamente invece il 30% possono diventare 100%, no? Allora ho grandissima sofferenza, grandissimo dolore, tutto quanto perché mio mente non accetto, anziché riducere il problema, io riesco a aumentare tantissimo perché noi uomini abbiamo questa natura, no? Natura della diamante, ma natura della demone allo stesso tempo, no? Quindi dentro sì, noi non riesci a conoscere queste emozioni, allora emozioni possono rubare la nostra felicità, nostra serenità, nostra vita calma, queste potete rubare queste emozioni negative, no? Per quello io sempre dico di cercare di avere la consapevolezza, no? Consapevolezza vedo che è una cosa fondamentale. Se non c'è consapevolezza, noi partiamo, facilmente partiamo nella qualunque cosa, nelle emozioni della gelosia, emozioni della rabbia, wow, quando fatica, però quando perdiamo questo equilibrio, sicuramente noi in quel momento non abbiamo avuto una consapevolezza. Se avessimo una consapevolezza abbastanza, possono esserci fastidioso, ma sicuro che non deve perdere l'equilibrio, no? Poi attaccamento, wow, quando attaccamento è una cosa incredibile, no? Se quando noi attaccassi a qualcosa, dolore incredibile, quando nel dolore c'è, sono ancora noi aggrappiamo di sempre di più, no? Cioè, quello momento è difficilissimo di questo, come si chiama, calamite che attaccano, fortissimo attaccamento. Quindi è davvero difficile, che sapendola che mi fa male, mi fa che allo stesso tempo di nuovo questo tipo di attaccamento, rabbia o gelosia, qualunque cosa di emozioni, devi conoscere che allo stesso tempo momentaneamente viene la sensazione di piacere insieme, no? Piacere di arrabbiare, perché io sono mio egoisticamente... Perché guidato da mio demone, io sono il mio ego da guidato, quindi mi sento di sensazione di piacere momentaneamente, per quello che noi motivo di secondo me arrabbiamo. Se senti solo dolore, naturalmente non c'è motivo di arrabbiare, no? Stesso tempo attaccamento, quando viene un attaccamento, sensazione di stesso tempo piacere, no? Che mi fa male tantissimo, mi fa male tantissimo, ma stesso tempo non riesci a conoscere, perché non c'è consapevolezza, totalmente questo calamiti. Fortissima calamite che attacca, davvero difficile tollerare, no? Quello momento di nuovo bisogna questa consapevolezza, wow, vedo che quando fatica, non so, comunque cosa possono esserci, attaccamento, sicuramente tanti di voi già sperimentato l'attaccamento com'è,
attaccamento di qualunque cosa, no? Non so, possono esserci una sola una cosa roba, una cosa roba che una che un oggetto che desiderava, o magari una sola una, magari sulla una donna, magari su una uomini, qualunque cosa, quando c'è questo attaccamento, questo calamento incredibile, difficile, no? Che sappiamo che è qualcosa che non succede bene, non succederebbe così via, ma quando viene questo attaccamento è davvero difficile, eccetera, no? Quindi da di nuovo quel momento a avere la consapevolezza, guarda che quando mi fa fatica, quanto fastidioso, quando appena avessi questa consapevolezza, naturalmente noi non riesci a togliere questo calamento subito, ma questo calamento, la forza della cosa calamento diventa più leggero, no? Ok? Per quello noi costantemente, meditazione vuol dire questo, no? Ok, noi facciamo un'oretta di meditazione qui, ma non bastava, quotidianamente deve meditare, wow, vedere il tempo è prezioso, quante queste emozioni quando manifestano, quando fatica c'è, sono, non so, qualcuno anche ha, non so, depresso, nella ansia, nella paura, tutto questo, perché noi abbiamo questo? Perché noi non abbiamo principalmente la consapevolezza, manca la propria consapevolezza, no? Quindi quando mi dico, oh, questa tristezza, questa depressione, questo quando fastidio c'è, eccetera, anche in quel momento, naturalmente non riesci a liberare subito dalla depressione e così via, ma ah, guarda che fastidio, che fatica, ah, davvero che io devo portare la consapevolezza, no? Cerca di meditare, cerca di profondamente, respirare profondamente, meditare un attimo, qualche secondo anche così, no? La stessa cosa, sì, ansioso, qualcuno che siete avete grande ansia, ok, di nuovo manca la consapevolezza, non cerca di avere qualche minuto, qualche secondo di consapevolezza. Anche di nuovo sempre quello di chiave della vita quotidiana, cerca di avere questo consapevolezza, no? Perché appena avessi questa consapevolezza, allora noi sicuramente non sarà 50% del problema quotidiano, anzi no, io direi che il 90% del problema quotidiano riesci a togliere facilmente così, no? Perché semplicemente solo avendo la consapevolezza. Poi con aiuto della respirazione, aiuto della pratica di meditazione, eccetera, eccetera, naturalmente noi riesci a togliere il 100%, ok? Per quello sempre chiave della questione, cerca di avere di nuovo consapevolezza. Stesso tempo fa vedere, guarda la preziosità della vita, no? Vedo che quante persone giro nei 2 anni, quante persone morte da Covid, ma quante persone morte dalla guerra, quante persone morte dal problema ambientalmente, no? Dal terremoto, dall'alluvione. Tantissime, non solo persone, ma quanto animale sarebbe morto. Giro, sì, noi contempliamo, giro nei 2 anni, quante persone, quello che non sono amici, amico, quello che noi sappiamo, quanto ne ha lasciato corpo. Wow, guarda che quanto è prezioso. Cioè, ok, anche morire non niente di male, ma vivere qui, no? Vivere qui nella gioia, nella serenità, quello era fondamentale. Se noi viviamo male nella nostra vita, allora non ha senso di vivere qui, no? Neanche, perché siamo qui, siamo in Italia, vivendo in un paese meraviglioso, noi mangiando cibo più buono del mondo, noi bevendo caffè più buono del mondo, noi bevendo vino più buono del mondo, noi mangiando la gelato più buono del mondo, tutto quanto, davvero che stiamo facendo questa vita, assolutamente una vita di lusso, assoluta, proprio così. Allo stesso tempo, wow, quanto davvero deve conoscere che la preziosità di nostra conto è la cosa bella, no? Non basta che solo io vivere bene, mangiare bene, sano, eccetera, ma pensa a qualcosa a beneficio di altri, no? Che quante persone in Italia che bisogno di aiuto in qualche modo, nel mondo quanto aiuto bisogno, eccetera, no? Cerca di fare qualche lato positivo, no? Prima di, non riesci ad aiutare altri, ma prima cosa, noi deve stare bene da solo, no? Quando io sto da solo, capace di stare solo tranquillamente, senza perdere equilibrio. Mi guardo in televisione, ok, tranquillamente, mi guardo con televisione, mi piace. Non so, leggo un libro, oh, riesco a leggere il libro benissimo, tranquillamente, un'oretta, 2 ore riesco a leggere un libro benissimo. Non so, mi medito, ok, mezz'oretta, un'oretta, comunque il tempo che dedico davvero, riesco a dedicare 100% energia qui, no? Se avessi questo tipo di stile di vita, ok, me ne vado, domani vado al lavoro, ok, io riesco a dedicare tempo
impegno proprio nel lavoro, perché mi fa piacere di lavorare, mi fa gioia di lavorare, eccetera, no? Tante volte noi non riesci a conoscere questo, proprio il lavoro è una cosa brutta, devi fare tutti i costi, se no non sarebbe, io non posso avere stipendio, eccetera, eccetera. Così via, ok, stipendio alla fine del mese prendi, ma energia che è quello che noi siamo perso, non so, tu hai guadagnato magari 1500 euro al mese, quello che è energia che noi abbiamo perso nella non volontà di vado a lavorare, allora miliardi di euro io ho perso un mese, io ho guadagnato 1500 euro al mese per dire, no? Tante volte noi non riesci a calcolare questo, no? Quindi wow, che bello, lavorare, ok, giorno oggi avere un lavoro è davvero un lusso. No, ok, sei pensionato, fantastico, una vita fatta tantissimo lavoro, adesso finalmente pensionato, adesso davvero fai qualcosa di beneficio sia per te, fai una pratica di yoga, fai pratica di meditazione, magari vai al bagno, al centro di meditazione, magari vai verso le mare, vai verso le montagne a camminare, davvero dedicare tempo pieno per te, perché avete tempo, no? Perché sei pensionato. Non so, non avete il lavoro, fantastico, non avete il lavoro, ok, adesso in Italia non ci rischio di morire, quindi scopri la natura dell'Italia, la bellezza dell'Italia, non so, impara a cucinare, impara un sacco di cose che potete fare, no? Ok, per bene, per beneficio per noi stessi. Poi mano, naturalmente noi riusciamo a dedicare anche qualcosa di beneficio di altri, no? Sicuro che potete fare, perché noi abbiamo grandi capacità, uomini. Virus più pericoloso della Terra, noi siamo uomini noi, ma ok, questi virus anche possono essere grandissimo beneficio, no? Di beneficio di altri, tanti altri esseri non possono aiutare un altro, ma invece noi, questo essere umano, riesce a fare, no? Se volendo, noi davvero riesce a fare bene, no? Invece il giorno oggi, davvero che queste cose noi non facciamo, guardiamo non so, se io guardo in Nepal, tempo passato, penso, posso dire, economicamente il giorno oggi il Nepal è molto più sviluppato del tempo passato, penso che sia così. Però il tempo passato, sì, quando guardiamo in giro in Kathmandu, ho fatto un incredibile tempio, bellissimo tempio, sia quello di induismo, sia quello di buddismo, ho fatto un bellissimo, bellissimo tempio, eccetera, no? Quindi gente era molto più povera, ma davvero riesce a dedicare loro la ricchezza che è accumulato, eccetera. Fare un bel tempio, per fare un bel stupa, comunque cosa che tante cosa esiste in Nepal. Giorno oggi, ok, tutto quello che produce anche stato, loro sono economicamente fortissimi, perché giorno oggi stato del Nepal, loro vendono tutto il mondo, no? Però giorno oggi sì, guardiamo queste persone, si riesce a creare un bel tempio, perché giorno oggi il lavoro è stupendo, è una cosa incredibile, eccetera. Ma invece non riesce, non fa più, non fa più neanche, non, neanche costruisce uno stato per loro stesso, no? Tutte cose che vende, eccetera. Quindi queste cose sono un po' strane. Una volta gente povera riesce a fare tantissime cose belle, ma giorno oggi siamo ricchi, materialmente siamo molto più ricchi, ma mentalmente, spiritualmente, mente, non, noi siamo molto, molto, molto più poveri della una volta, no? Quindi alla fine avere tantissime cose, la nostra ricchezza. Se altri lati noi pensiamo, neanche, non ha senso niente, perché se spiritualmente, mio mente è povero, davvero, noi non riesce a godere niente di cosa che noi abbiamo, eccetera, no? Ok, quindi cerca di contemplare. La ricchezza interiore è una cosa, prima cosa, no? Poi avendo la ricchezza, stiamo vivendo in Italia, wow, che meraviglia. Comunque cosa che quello che noi abbiamo, da riesco a vedere, davvero riesco a godere, no? Ok? Quindi cerchiamo di nuovo da tutto qui, tutto questo bisogno di consapevolezza, no? Perché noi tante volte noi non mai contempliamo vita quotidiana, non c'è proprio consapevolezza. Vado perché, non so, quest'anno moda è colore della moda, è, non so cos'era, quest'anno viola o mi sembra rosa, qualcosa, non so, comunque verde, qualcosa. Non so, stili del pantalone quest'anno è così, tutti, io non penso che io ho bisogno, non bisogno, perché una parte noi voglio diventare qualcosa unico, particolare, qualcosa che volevo mettere, qualcosa di bellezza, ma alle fine noi buttiamo tutte le altre persone che fanno, anche io voglio fare così, niente facciamo, niente diversità, niente differenza, no? Alle fine noi seguiamo moda, la notizia, tutto quanto, quello che società altre fanno noi faremo, eccetera, no? Quindi bisogna contemplare bene, no? Ok? Non dico niente di male che seguire la moda tutto quanto via, ma davvero contare profondo queste cose, no? Ok?
Bene, allora con l'appunto, naturalmente, di nuovo, sempre la chiave della nostra vita quotidiana è quella di avere la consapevolezza, no? Di nuovo, non dimenticare l'avere la consapevolezza, ok? Se senti ansia, fantastico avere l'ansia, perché sei ansioso, ottima. Allora cerca di calmare, meditare un po', perché se tu non avere l'ansia, sarebbe diventare un pigrezza, no? Sei pigra, ok? Fantastico avere pigrezza, perché se no diventa agitare così, no? Però non deve, cioè, come il caffè italiano, io bevo un caffè, buonissimo, una giornata al caffè, un buono, mi fa bene. Due, già può tanto, per me soprattutto troppo. Tre, già troppo. Quarto, no, davvero, adesso troppo. Quarto, quinto, sesto, no, adesso troppo, quindi mi fa male. Stessa cosa, no? Così via anche agitazione, fa bene. Ma certo limito, se io prendo dosso giusto, mi fa bene. La pigrezza, giusto avere un po' di pigrezza, perché così io riesco a rilassare un po', se no io vivo sempre il senso di ansia, preoccupazione, eccetera, no? Quindi tutto questo bisogno consapevolezza, conoscerla bene. Oh, ok, adesso sono un po' ansioso, ottima. Sono ansioso, allora a quel punto calmati un po', ok? Cerca di prendere un po' pigrezza. Meditare un po', rilassare un po', no? Respirazione profonda. Di nuovo cerca di vedere la preziosità della vita. Wow, fantastico, quanto bella, guarda che aria fresca entra dal naso, veramente fantastico, piacere, no? Quanto siamo fortunati, no? Stiamo vivendo in Italia, un paese davvero meraviglioso, geograficamente davvero un paradiso. Tante volte noi questa bellezza che noi abbiamo in vita quotidiana in Italia, noi prendiamo così via, no? Non riesci a dare più valori perché sono troppo cose belle nella vita quotidiana. Noi non riesci a conoscere più bene di niente, no? Sempre piangiamo, sempre disperazione, sempre preoccupazione, non mai contento della nostra vita quotidiana, eccetera, no? Quindi ok, di nuovo qui anche manca la consapevolezza. Oh, guarda quanto bellezza. Motivo di arrabbiare, non c'è motivo di vivere nella disperazione, eccetera, perché l'Italia è posto come paese, come fantastico così, se davvero non c'è nulla di pensare di male, no? Davvero fantastico, popolo italiano, non so se noi pensiamo bene, almeno io vivo adesso da vivo in Italia da 20 anni, o 21 anni, 22 anni, adesso non mi ricordo, questi 22 anni, io non ho mai ricordato che io ho incontrato una persona davvero pericolosa, no? Davvero una persona pericolosa, davvero una persona cattiveria. Io non ho mai visto così, no? Invece questo vuol dire tanto, no? Perché gente ha giocato, non so se magari fa finta di essere bravo, non so comunque cosa, ma anche fa finta di far essere bravo, è già una cosa buona, no? Ok? Quindi davvero se noi pensiamo bene, noi è davvero un popolo fantastico, no? Se pensiamo bene, popolo creativo. Da ogni cosa, no? Ogni cosa noi guardiamo davvero bene, no? Allora davvero cerca di apprezzare ogni cosa, angolo della vita quotidiana. Ah, Italia non funziona questo, Italia non succede niente, Italia è davvero perché noi siamo uno dei paesi più avanti del mondo, no? Ok? Quindi cerca di vedere sempre il lato positivo della cosa. Non so, come io dico sempre, ok, sicuramente economicamente magari Germania è più forte dell'Italia, però come io sempre faccio battuta, i tedeschi vengono in vacanza a fare in Italia, no? Perché vuol dire che l'Italia sta bene, valore del cibo, valore della soldi, benissimo. Non so, io mangio un piatto di, non so, pesce con qualcosa, non so, comunque cosa, pasta con gongole, non so, comunque cosa mangiasse, è davvero buono. Qualche soldi che noi paghiamo, da vale la pena, no? Davvero, perché cibo quello che offrono, comunque cosa davvero fantastica, eccetera, no? A quel punto cerca di vedere ogni angolo della vita quotidiana positività. Davvero
E qui allora potevo fare qualcosa di positivo, non so, io vivo sempre con la disperazione, allora noi avere un nostro futuro, avere un migliore futuro, eccetera, ok, non so, per me è impossibile avere, perché io vivo adesso disperazione, il futuro voglio vivere bene, anche quando arriva il futuro viene bene, sicuramente non è non capace di vivere più bene, perché io sono vissuto con la disperazione, sono abituato a vivere male. Comunque luogo, comunque cosa fare, magari una settimana, 10 giorni perché me ne vado a fare vacanza per dire mi sento di piacere, però deve stare 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, un posto fantastico, sicuro noi non capaci di stare bene, no? Perché noi non abbiamo abitudini, no? Per quello che vuoi vivere il futuro bene, comunque cosa, ok, adesso, questo momento cerca di vivere gioia, serena, pace, no? Ok? Vedere sempre il lato positivo, cosa, paese, democrazia, tantissima cosa, no? Tante volte io sempre vedo che non manca questa parte qui, no? Sì, come sta? Insomma, non me lamento, no? Non me lamento, dici giusto? Non so, tira l'avanti, oh mamma mia, questa parola qui davvero non riesco a accettare. Sentire la tira l'avanti, davvero una parola davvero pesante, no? Energeticamente, auricamente, come sarebbe davvero? Ora sicuramente è andato così, no? Davvero, l'Italia si deve dire che tira avanti, allora non so, paese terzo mondo, paese nel guerra, paese nella grande problematica, eccetera, cosa deve dire loro, no? Sicuramente tutti devono buttare giù nella buco, no? Eccetera così. Quindi questo non dico perché qualcuno fa, perché tante volte è facile di criticare altri, ma quando tocca a noi, di nuovo subito, ah, perché me la succede così? Perché me l'è successo così? Perché una delle mie famiglie anche diceva così, naturalmente il suo problema davvero non è grave, niente di, non è un piccolo problema, ma subito lei diceva, oh, perché tutto ciò che male capitava a me? Il suo problema era così piccolo, ma lei pensa che tutto ciò che male capitava a lei, eccetera, no? Quindi così via, questo noi abbiamo un'abitudine quotidianamente così, queste cose dovevano cambiare, no? Qualche giorno fa io ho sentito, tempo fa, Lama Kangji Rinpoche ci ha fatto un insegnamento. Lui dice che è molto importante di recitare mantra, praticare, fare la sadhana, tutto quanto, però più di questo deve fare, deve avere una vita quotidiana, modo di parlare della pace, un movimento con la pace, qualunque cosa con la pace. Questo dice che lui è molto più importante della, comunque fa, recitare la mantra, comunque cosa sadhana, comunque meditazione, comunque cosa, tutti sono importanti, ma davvero vita quotidiana, se noi riesci a mettere una pratica quotidiana con la gioia serena. Però lui dice che questo è molto più forte della recitare la mantra, comunque pratica che facciamo, eccetera, no? Ok? Quindi per favore cerca di avere questo tipo di abitudine quotidiana, no? Perché dicendo inizialmente magari per me era fatto un po' di superficie, perché naturalmente io ce l'ho il mio lato negativo, no? Però adesso tanti anni io faccio corso, tanti amici che ho conosciuto attraverso noi, eccetera, eccetera, così. Io inizialmente devo dire che tante parole magari ho detto falsamente così, no? Adesso questa parola che io dicendo quotidianamente, cosa molto, davvero per me è diventata la verità, no? Davvero che riesco, oggi non dico che so, riesco a vivere 100% gioia serena, ogni tanto perdo anche il mio equilibrio, ma davvero raramente, per dire oggi 99% io riesco a vivere tranquillamente senza perdere l'equilibrio, no? Quindi questa è una cosa, non è che io nato da, perché sono capace, perché sono nato in Tibet, perché sono nipote di Lama Kangji, eccetera. Sì, sicuramente le grandi sue benedizioni, il suo insegnamento, tutto quando ho avuto un'abitudine così punto, ma davvero, soprattutto una cosa, coltivazione mia che ho uscito a fare, no? Quindi tutti voi avete la stessa capacità, no? Perché io, come io sempre dico, non so, noi orientalmente persone siamo più piccole, fisicamente siamo più deboli, vedo che vari problemi fisici, malattie, cosa vedo che orientalmente abbiamo più. Invece fisicamente nell'Occidente è molto più forte di noi, vedo che fisicamente è molto più forte, tantissimo. A quello punto io guardiamo bene, quanto percentuale che abbiamo, noi orientali abbiamo più, occidentali abbiamo più. Occidente vedo che sempre di più, no? Ok, quindi cercate di conoscere questo, allora meditare, meditare, perché l'unica cosa che nella Occidente io vedo che è una cosa mancanza, dell'equilibrio interno, vedo davvero manca, perché in scuola non insegnano. Una vita, questa proprio vita, abitudini, giorno oggi, quello che noi società che abbiamo, davvero una brutta abitudine, eccetera. Con questa via noi persone non sarà questa parte qui, no? Invece questo non neanche vedo che lontano, qualcosa che non riuscirà a cogliere. Sì, noi andiamo avanti così, naturalmente lontano, ma
Come paese Italia adesso noi non siamo ancora troppo tardi di recuperare dietro, no? Davvero noi cerchiamo di calmare, equilibrio, apprezzare la bellezza del nostro paese, tutto bello che ce l'ho, tutte cose apprezzare, vivere in vita quotidiana da gioiamente, eccetera, eccetera. Davvero non ne vedo lontano, no? Ok? Bene, quest'ora nostra meditazione, importantissima di... Ok? Vuoi raggiungere l'illuminazione, vuoi comunque cosa fare, eccetera, la prima cosa devi imparare a fare, vivere qui in bene, in Italia, no? Se io, noi viviamo, non viviamo bene in Italia, volevo fare, non so, volevo vivere in un altro paese, non so, me ne volevo andare in Nepal, tanti amici dicono, oh, io voglio andare in Tibet, voglio stare in monastero, oh no, quando io vado in monastero non torno più dietro, dici. Sicuramente non è così. Se andassi in Nepal o in Tibet, andare a vivere in monastero, sicuramente quello che dice questa parola, neanche riesci a stare una settimana nel monastero, sicuro perché è troppo problematica, troppo difficile, no? Perché noi abbiamo uno stile di vita diverso, vita del monastero è diverso, no? Perché non sa cosa è una delle nostre idee, ah, io sto vado di là, medito con i monaci, ho posizionato così, occhio chiuso, non so. Oh, che vita sarebbe, che fantastico, eccetera, eccetera. Ok, prova di fare 5 minuti di meditazione così, ok, chiudi, stare in pace. Riesci a stare in pace in 5 minuti? Davvero difficile. Allora, fare un vivere in settimana con monaci, sicuro difficile. Non dico che non è bella quella vita, vita fantastica, però bisogna abitudini di vivere con lo stile di vita, no? Tanti tempo fa io c'avevo un amico che lui voleva diventare monaco Theravada. Voleva andare a Sri Lanka, io ho conosciuto un negozio, lui era molto curioso, grande entusiasmo verso il buddismo, grande, come si chiama, grande interessamente studiare il buddismo, eccetera. Allora lui voleva andare a Sri Lanka a diventare monaco. Allora io ho detto, guarda che non vai a Sri Lanka a diventare monaco subito, prima vai 6 mesi, cerca di studiare di là, studia la filosofia, studia la meditazione, eccetera. Poi torna dopo 6 mesi, torna dietro in Italia, magari tu vivi 2, 3 mesi, 4 mesi, 6 mesi, non so, vivi qui, poi di nuovo torna dietro, eccetera. Allora a quel punto sicuramente tu troverai una buona strada, ma non fai in fretta di andare di là, perché io so che monastero, io ho vissuto un monastero, non è così neanche così fantastico come noi pensiamo, eccetera. No, io ho deciso, lui ha lasciato il lavoro, venduto casa, venduto macchina, è andato in Sri Lanka così. Dopo 8 mesi, sì, mi sembra dopo 8 mesi, cosa stai parlando tanti anni fa? Dopo 8 mesi, questo amico è tornato indietro. Io ho visto che non è diventato monaco. Allora io ho avuto dubbi, cioè, mi sa che non è andato come lui desiderava, eccetera. Naturalmente non è riuscito a diventare monaco, naturalmente ha avuto vari problemi, eccetera, eccetera, così, no? Eccolo, cosa poteva succedere? Quindi noi non sognare sempre qualcosa, farò il futuro, qualcosa, ok? Vuoi fare futuro qualcosa? Inizia adesso, ok? Vuoi vivere una settimana in monastero? Ottima idea, non dico che non è una brutta idea, idea bellissima, ma se noi andiamo con stile di vita, io vivo qui in Italia, ansia, preoccupazione, disperazione, tutto quanto, me ne vado in monastero, sicuramente il mio problema aumenterà 100 volte più perché non riesce a sopportare più la vita del monastero, perché è troppo silenzioso, troppo difficile, ok? Per quello, ok, vita di monastero, vivere in Tibet, silenzio, posto bella così, allora devi allenare qui noi vita quotidianamente, vedere i lati positivi delle cose, eccetera, eccetera. A quel punto vai in monastero in Tibet, non so, in Giappone, non so, in Cina o in India, comunque a parte vai, davvero riesci a entrare nella beatitudine profonda, perché io ho una buona abitudine di vivere in Italia bene, me ne vado a quel posto, wow, fantastico, spiritualmente molto ricco, soprattutto trovassi un grande maestro, davvero profondo, no? Poteva godere, eccetera. Perché senza avere un'abitudine, io vado in Tibet, non me ne vado in Nepal, non voglio tornare più perché questa volta in fiera tantissimi amici che dici così, non è amici, tante persone che vieni a trovare il nostro stand, dice, oh no, dove sei? Io ho detto sono dal Tibet, oh mio sogno, voglio andare in monastero in Tibet, vivere sempre di là, non torno più, non torno più, dicevo così, no? Ok, questo tipo di idea, io dico, sì, ma io so che non è possibile questo, no? Allora a quel punto no, l'idea era fantastica, bellissima, però noi non capaci di fare una cosa così, no? Ok, questa idea è fantastica, ma prima di andare di là io voglio allenare qui, perché
io vivo in Italia, noi siamo vita abbiamo Italia, no? Ok, Tibet, magari io sto settimana, magari vado in Tibet, in India, Nepal, sto settimana, 10 giorni, 2 mesi sto bene, magari. Poi deve tornare qui, no? A quel punto vita quotidiana deve vivere qui in Italia. Vivere serena gioia, qui era il più fondamentale di tutto, no? Ok? Bene, allora per favore di nuovo cosa dico, perché bisogna della consapevolezza. Noi tante volte noi non contempliamo più, non pensiamo più, solo una cosa, idea mia, sigo, allora così via, no? Ho conosciuto questa volta Fiera Artigiano, lui dice, signore, oh, mia preoccupazione è quando io vado in Tibet, in Nepal, mi medito sempre, poi non torno più in Italia. Lui dice che lui è preoccupato per fare così. Un bel sogno, ma non succederà mai. Se vai di là, sicuramente lui non poteva stare più di una settimana di là, no? Sicuro che poteva tornare dietro, no? Perché quando c'è questo tipo di abitudini, no? Allora, avete questo sogno, fantastico, cerca di allenare un po', no? Questo tipo di sogno, io prima cosa voglio allenare, prima cosa voglio sperimentare un po' qui in Italia, come serve meditare in serena gioia, vita quotidiana. Io guido macchina, generalmente guido macchina senza perdere equilibrio. Me ne vado al lavoro, wow, non so, fiera artigianato, quest'anno non hai guadagnato bene i soldi, no, in fiera, però che a un certo punto io accorto che inizialmente magari 2 settimane, no, 2 giorni, io per preparare il fiera è stato un po' faticoso, perché io dicevo non voglio fare fiera quest'anno, perché io ho fatto così, ho preoccupazione di malare, non so fiera come andrà bene, male, eccetera. A un certo punto, iniziato sabato, domenica, lavoro è un po' così così. Allora io ho detto no, quest'anno io non riesco a guadagnare soldi, ma volevo guadagnare felicità. Oh, ok, cerco di fare, muovere tutto quanto, cerco di contattare il più possibile persone, eccetera, eccetera. Io mai stato felice come quest'anno a fare fiera artigianato, no? Ok, non ho guadagnato soldi come tempo passato, ma io ho guadagnato molto, molto più felicità di altre volte, eccetera, no? Così via, quando vuoi stare al lavoro non vada bene, o con cosa succede così, subito pensare, ok, il lavoro non è andato così bene, bene, ma io l'obiettivo di quel lavoro è guadagnare soldi, ok, guadagno soldi e non c'è, ah, a quel punto io me ne volevo guadagnare la felicità, oh, cerca di manifestare la gioia, la felicità, cerca di muovere, contentare più persone possibile, cerca di fare tutto cose così via, ok? Non è guadagnato bene i soldi, ma guadagnato felicità, no? Felicità molto molto più importante di anche guadagnare, no? Ok, poi guadagna domani farà, anche farà, non farà, ne importa, ok? Quindi queste cose noi non contempliamo, oh, viviamo nella disperazione, oh, quest'anno è brutto fiera, è successo tutto ciò che è male, adesso è paura di malare, soldi non c'è, non so cosa, perché io ho fatto così, oh, non so, eccetera, eccetera. Ok, solo perdita, no? Perso soldi, perso tempo, perso la felicità, perso la gioia, perso serenità, anzi, posso fare anche male domani, eccetera, eccetera, così, no? Ok, quest'anno, questi giorni con Covid non potevo fare il movimento come prima. Ok, però io volevo guadagnare la serenità, calma, equilibrio, perché uno è il mio sogno. Volevo vivere serena gioia con la famiglia, dedicare un attimo tempo con la cari miei amici, eccetera. Tempo passato noi non avevamo tempo, adesso che okay, tempo ce l'ho, quindi volevo dedicare così, eccetera, no? Più o meno idea possono essere così, no? Queste cose sì, contemplandole noi riesci a capire. Oh, che brutto momento, eccetera. Pensate bene che noi abbiamo avuto bellissimo, bellissimo tempo passato, senza Covid, riuscito a fare qualcosa di bello nella nostra vita quotidiana, no? Tante volte noi rovinato la nostra vita perché era tempo era totalmente favorevole, no? Ah, questo momento è tempo davvero brutto, ma davvero che questo tempo brutto possa diventare una grandissima medicina, no? Ok? Bene, adesso con cosa stiamo facendo? Mettendo la segnalazione che dice facendo così, quindi io devo smettere qui di parlare. Andiamo avanti con la verso la preghiera, ok? Bene, con l'appunto rifugio, con la consapevolezza di rifugiare, come noi siamo davvero geograficamente siamo già un rifugiato, un paese meraviglioso come l'Italia, però stiamo vivendo con la gioia, serena pace, naturalmente tante volte noi non abbiamo questo. Allora ok, perché ho sbagliato qualcosa? Se mi sa che punto di rifugio, magari tante volte ho sbagliato, perché rifugio qualcuno, rifugio un posto, rifugio qualcosa, rifugio sulla materia, rifugio sulla, non so, varie cose, sul governo, rifugio sulla cosa, tecnologia, eccetera, eccetera. Quindi noi rimaniamo sempre con la infelicità, no? Allora quello punto che okay, mi rifugio interno di me, no? Io rifugio Guru Buddha Dharma Sangha, 3 gioielli che io rifugiare questo.
Se ora fai già questo, allora posso più sicuro che non posso rubare nessuno, no? Ok, la nostra felicità sempre teniamo dentro di noi. Questo diamante non è, nessuno posso rubare perché io ho messo un posto incredibilmente sicuro dentro di me. Quindi ok, comunque ladri, comunque cosa mafioso, comunque cosa persone più pericolose posso arrivare, ma io non posso non perdere cosa perché è così sicurato questo gioiello dentro di me, no? Ok? Quindi noi rifugiamo dentro perché la nostra felicità deve rifugiare all'interno di noi, no? Ok? Namo Guru Pe Namo Buddhaya Namo capacità grande, capacità supremo, capacità così sei, cerca di sviluppare, no? Prima cosa sempre, di nuovo ripeto, perché tante volte quando non è abituato a recitare la mantra, poi non c'è più senso, recito, so più benissimo recitare il mantra, ma la trasformazione, che energia che deve muovere non facciamo più, no? Sembra che il mantra facesse tutto, no? Sì, il mantra parla la sua parte, ma questa consapevolezza, questo nostro cuore dove muovere sempre, no? Prima cosa cercate di amare me stesso, cioè, secondo amare nostre care, persone, non solo care, ma persone, quello che circonda la vita quotidiana a noi, no? Terzo, cerca di amare il nostro paese, nel paese vuol dire tutti italiani, no? Non solo italiani, ma tutto il mondo, tutti esseri senzienti, non solo il mondo, non solo tutto umano. Tante volte noi quando preghiamo, preghiamo per l'umano, ma altri esseri non preghiamo, eccetera, no? Anche preghiamo per la coronavirus, ok? Quindi così via, tutti esseri senzienti, noi cerchiamo di sviluppare un grande amore, no? Amare me stesso, amare le mie persone che circondano la vita quotidiana di me. Togliere questo dualismo, no? Perché mente dualismo, io amo il mio cari. Io cerco, odio mio nemici, no? Questo noi abbiamo mentalmente, quotidianamente noi abbiamo questo, perché questo vuol dire che noi non abbiamo consapevolezza, no? Questo ho consapevolezza che davvero guardando bene, naturalmente, questo è una cosa proprio, una cosa non deve esserci, no? Bene, sette meditazioni illimitate, sette meditazioni, il tibetano chiamano gom, abituare, abitudini, nostra motivazione. Io mangio questa tisana, ok, mangio beneficio di altri. Io mangio questa sera, mangiato questa cena, questa sera ho beneficio di altri. Io, non so, domani vado a lavorare, ok, vado a lavorare, beneficio di altri, no? O comunque cosa movimento, me ne guido macchina, guido per beneficio di altri. Sarebbe bello così proprio creare questa motivazione, no?
mentre medito, ok, questa meditazione io volevo, del merito della cosa meditazione, volevo il beneficio di altri, no? Ok? Per quello allora noi recitiamo questa sette meditazioni limitate in tibetano, poi naturalmente quello in italiano. Semjen tamjen devadan deve judan dembra churuji semjen tamjen dungadan dungaji judan chaurai churuji semjen tamjen dungamebe devadamirai churuji Semja tamje nirin chadan nidam chave tanyom la nebra churuji Semja tamje ngaso topchin chinan nyuchu kuryo tan shinzamra ne churuji Simje tamje dan zambo lingge genro tada chinan ki shide dan tugun denbra churuji. Possano tutti esseri sententi avere la felicità e sua causa. Possano tutti esseri sententi essere liberi dalla sofferenza della sua causa. Possano tutti esseri sententi essere inseparabili da estati privi di dolori. Possano tutti essere sententi timorali, equanimità, liberi da indifferenza, attaccamento e odio. Possano tutti essere sententi guarire la malattia, possono purificare corpo e mente inquinati, godere la perfetta salute relativa, assoluta, ora e sempre. Possano tutti essere sententi rilassarsi a mente interiore e esterno, puro e sana, ora e sempre. Possano tutti essere sententi avere la pace interiore, godere la pace nel mondo, ora e sempre. Chöma chenpo dhaye ne semjen dungan tharki shokaba chiwa samir. Chöden zenji shujruji. Possa il grande suono del Dharma liberare tutti gli esseri dalla sofferenza. Possa sostenere il significato del Dharma per un concepibile numero di ioni. Bene, con tante belle parole, non sono sufficienti tante parole, perché giorno oggi tante belle parole non vale niente, no? Giorno oggi, comunque cosa vuoi sapere? Basta clicca su Google, Google dà tutte le risposte, quindi sapere tante parole non vuol dire niente, davvero non vuol dire niente, giorno oggi, sapienza, sapere una parola, mente o teoricamente sapere qualcosa davvero non vale niente, no? Per questo tutti parole, quello che noi abbiamo detto adesso, deve mettere in pratica quotidiana. Allora a quel punto sarebbe utile dedicare con un'oretta, tempo, eccetera, no? Per questo adesso mezz'oretta non parliamo più, mettiamo nella pratica, ok? Bene, tutto quello che stiamo contemplando adesso, abbiamo parlato tante cose, di nuovo cominciate a dimenticare quello di suonare il nostro cuore, no? Il suonatore del nostro cuore, la Vajra. Cerca di sviluppare le diamanti nel nostro cuore, no? Quello che è gioiello che appena noi hai rifugiato, quello gioiello che appena noi hai messo dentro di noi, quello di rifugiare di nuovo questo, quello illuminare la nostra, quella luce, quello brillante, no? Quella luce forte e potente che elimina ogni buio, ogni instabilità, ogni cosa, problema, quello che elimina tutto, abbiamo questa luminosità, abbiamo il nostro cuore, no? Cerca di illuminare quello, cerca di suonare il cuore. Con questo prendere il batacchio. Wow. Davvero, almeno qualche secondo profondamente cerca di meditare bene, cerca di fare una trasformazione, ok? Tante volte, oh, che bello, non cosa senso, sì, bello godere un attimo, certo, ma davvero, oh, quanto bello, davvero che io devo fare una trasformazione fortemente, perché io da fino adesso magari ho rifugiato troppo nella cosa del negativo. Quindi mi è perso poco equilibrio, no? Ah, non è troppo tardi, perché il mio diamante è sempre rimane il suo diamante. Adesso è un po' coperto dal fango,
po' di anni non è riuscito a pulire il mio diamante, però che okay, adesso io ho capito che il diamante ogni tanto deve dare una lucidità, no? Così via, cosa sluminiamo, cosa non sarà diamante. Allora cerchiamo di sviluppare tutti gli esseri senzienti, no? Cerchiamo di conoscere tutti gli esseri senzienti come la nostra madre. Allora facciamo brevemente una pratica dell'autoguarigione, no? Cerchiamo di suonare campana. Spero che voi tutti avete campana, che avete campana, per favore suonate insieme, ok? Fare una, almeno qualche secondo, qualche minuto facciamo l'autoguarigione insieme. Che non avete campana, non preoccupate, cercate di sentire il suono che mi è, che quello che suonando qui io arriverà fino a voi. Fai qualche respirazione profondo. Risuoniamo un'altra volta ancora. Sentire grande senso di leggerezza, grande senso di consapevolezza. Torniamo dietro campana, ferma un attimo nella chakra della corona, cerca
Cerca di sentire il grande senso di energia della vibrazione Om. Coloro bianco, grandissima luminosità, no? Nella gola cerca di sviluppare una sillabe A, coloro rosso. Cerca di sviluppare grande equilibrio, grande armonia. Scendiamo giù campana fino al cuore. Immagini una sillaba di vibrazione blu. Hum, blu. Cerca di sviluppare grande senso di amore, amo me stesso, grande gioia. Amo me stesso, amo tutto l'essere sentiente come mi amo me stesso. Tra me, tra l'universo, non ci sono differenza. Tra me, tra l'universo, di nuovo riconnesso totalmente. Respirazione profonda, sempre piacevole. Di nuovo consapevolezza, esserci qualche minuto, qualche secondo qui, presenza. Anche 2 secondi, 3 secondi possono essere molto, molto potenti, quindi non chiedere troppo, anche stare 3 secondi profondamente, gioiamente, va benissimo. Bene, con questa autoguarigione noi facciamo un po' di meditazione in silenzio con il nostro suono della campana tibetana, il principio deve avere la consapevolezza. Allora, a quel punto, tutti gli amici, per favore, suonate con me, ok?
sensazione piacevole, sembra meditando, però in realtà davvero non è meditando, è una sensazione di così addormentarsi, neanche dormito, quindi il torpore mentale è una cosa molto rischiosa, no?
sempre faccio un po' di mantra di Tara, Tara Verte, no? Grande liberatrice, grande madre liberatrice particolarmente, liberiamo dalla paura, ok? Paura, incertezza, conflitto, tutti questi tipi di problemi, no? Cioè, noi ci abbiamo tantissima, incertezza del nostro futuro, incertezza di malarsi, varie cose, no? Quindi come proprio uno stato di intermedia siamo in questo momento, no? Proprio liberare da questo stato, portare un grande senso di gioia e armonia. Allora noi recitiamo il mantra di Tara. Cerca di conoscere la preziosità della vita quando oggi non so sicuramente tantissime tantissime morto persone, no? Della guerra, del conflitto, della malattia del Covid, varie altre malattie, tantissime motivi possono esserci. Quando in animali siamo morti, oh, ok, adesso cerca di vedere davvero preziosità, vivere almeno qualche secondo qui, vivere nella gioia serena. Allo stesso tempo cerca di dedicare questa preghiera verso loro, rinascere una vita migliore, no? Oh, mane,
Ardo e jigbe chanle chado Sumade muni jazani gama udravadana shri badravasa samana isawa siddhi hum hum om guru bajradara sumade muni jazani gama udravadana shri badravasa samana isawa siddhi hum pajuje kudan dage no pajuje sundan dage nga pajuje tudan dage ye tyer meje do chinje no majuje kudan dage no majuje sundan dage nga majuje tudan dage Tuer me je do jinje lo me me je ve de jinje re se te me jin be wang bo jin be yang du bo ma le zhong de san ren dan kan je ge ve zuo jin zong ga ba lo zang ta be xia lo su om a guru ba ja da ra su ma de mo ni sha se om a guru ba ja da ra su ma de ge ti si di hu om a guru ba ja da ra su ma de ge ti si di hu om a guru ba ja da ra su ma de ge ti si Om Guru Bajadara Sumadhi Kirti Siddhi Om Guru Bajadara Sumadhi Kirti Siddhi Om Benza Bege Vedanaso Om Benza Bege Vedanaso Om Benza Bege Vedanaso Om Benza Bege Vedanaso Nyamo Dele Tsen Dele Nyame Goyan Dele Shin Nyen Tsen Dato Dele Be Kunjo Sumji Chinji No Kunjo Sumji Muro Kunjo sumje da shi sho chunga chimbo da yin sim jin dong an da ji sho ka ba chi wa sam chu den zen je shu ju ru ji Grazie a tutti amici, come sempre il vostro impegno per me è fondamentale
Così via, noi tutti noi cresciamo insieme, no? Ok, facciamo questo viaggio spirituale insieme, ok? Grazie tantissimo. Ci vediamo giovedì con Marcella alle 9:30, poi sabato alle 9:30 e domenica alle 7 con Alessandro. Grazie Alessandro, grazie Marcel, grazie Valentina, grazie Annalisa, tutti amici, tutti voi, non solo quello che fa serata, ma tutti voi, no? È davvero che voi manifestando una cosa, impegno incredibile, no? Io ogni sera guardo vostro commento, così mi dà tantissima gioia, no? Più o meno stessi amici che tutti i giorni, tutte le volte che facendo, quindi mi dà grandissima gioia, no? Grazie tantissima, lasciate.